Emozioni a colori.it presenta Nostalgia di con Chiara Tenca. Buongiorno, ben ritrovati da Andrea Secci e come sempre, come ogni lunedì a quest'ora, da Chiara Tenca. Buongiorno Chiara. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Nostalgia. Eccoci ritrovati per iniziare insieme questa nuova settimana con un nuovo argomento di Nostalgia di. Allora, poco fa ne abbiamo parlato, in questi istanti si sta pubblicando anche il post su emozioniacolori.it. Oggi iniziamo e apriamo chiaramente questo ciclo che vedrà ancora in onda tre puntate, quella di oggi, quella della settimana prossima e quella del 29 di luglio, che poi sarà l'ultima puntata di Nostalgia di per questa estate 2013. Poi ritorneremo on air il primo lunedì di settembre, quindi il 2 di settembre. Apriamo quindi queste tre puntate dedicate ai calciatori storici, quelli degli anni 80-90. Con chi partiamo, dai? Esatto, iniziamo con Paolo Maldini, il bello, perché per le ragazze della mia età Maldini era molto più apprezzato per l'aspetto fisico che per le comunque indubbie doti calcistiche. Io, come sai Andrea, le cose le scrivo un po' dal mio punto di vista, cerco di ricamarci su, e ovviamente sì, per voi sì, maschietti sì. Maldini avrà avuto altre doti. Non lo so, guarda, per me Maldini non lo contemplavo, cioè per me Maldini era quello di vai Paolino, vai, però più per la presa in giro degli imitatori di suo padre che per altro. Il suo padre Cesare. Certo. E quindi parliamo oggi di Paolo Maldini, vai. E Paolo Maldini, che dire, questo spilungone abbronzato con gli occhi azzurri come due fanali, era un po' il sogno di noi ragazze. E io ti confesso che, pur non essendo milanista, io andavo in edicola a comprare Forza Milan, che era giornalino, con tutte le vergogne del caso, perché ovviamente tradivo la mia fede solo per averci le figurine di Maldini da attaccare sul diario in camera. Cioè, arrivavamo a questi punti, non c'erano ancora questi giocatori tutti tatuati o l'Hollywood per esempio a discoteca di Milano. Vabbè, l'Hollywood non c'era, però i giocatori dell'epoca andavano tutti quanti ad Almine, vicino a Bergamo, locale dove ho lavorato anch'io qualche anno fa, e andavano tutti al Bobadilla, quindi la moda era semplicemente diversa e le televisioni. Però non c'era un po' il giocatore star come oggi, ecco, magari in discoteca ci andavano lo stesso, però oggi sono proprio diventati quasi dei personaggi da rotocalco. Guarda, ecco. Chiara, secondo me la differenza è che non c'era il rotocalco, non c'era il gossip come c'è oggi. La differenza sì, sta soltanto lì. Perché io oggi so di. Poi vabbè, sono tutte così, cose che so per caso, ma so di incontri tra giocatori storici dell'Inter e soubrette che oggi hanno 50 anni, che erano molto, ma molto più pericolosi di quelli che vengono oggi tra veline e calciatori. Vedi, allora hanno imparato qualcosa dai vecchi, o quei ragazzi di oggi. Quando dicono di che oggi i vecchi giocatori servono per fare spogliatoio, servono anche per questo. Però comunque, ecco, diciamo che noi avevamo una percezione un pochino più sognante, ecco, forse anche perché probabilmente a 13-14 anni del gossip non è che ci importasse molto, ecco, quindi noi guardavamo un po' questo lato estetico, poi c'erano le imperdibili partite della nazionale, certo, e quindi insomma andavamo avanti così, senza magari i signorini di turno che contavano vita, morte, miracoli in Costa Smeralda. È chiaro. E avevamo questo aspetto, ci lasciavano un po' più sognare, cominciava così. Poi giustamente, come dici tu, gli incontri ci saranno stati, come insomma, poi ma sicuramente, anche perché gli ambienti però erano quelli, gli ambienti comunque erano gli stessi. La differenza che secondo me c'è tra gli anni 90 e oggi è che, ripeto, non c'erano i riflettori puntati su questi tipi di ambienti come lo è oggi. Comunque il tuo post che sto leggendo proprio in questi istanti è veramente da non perdere, quindi invitiamo i nostri ascoltatori ad andare immediatamente su emozionacolori.it, all'interno della categoria rossa, quella dell'editoria, trovate Nostalgia di, la rubrica che ogni lunedì vi alletta con i consigli e le curiosità di Chiara Tenca. Chiara, che però, se volete, può interagire anche con il vostro lavoro, perché lei è l'ufficio stampa numero uno al mondo, cioè io parlo per me, nel senso che quando gli dico Chiara devi dire che la radio in quel momento è lì, e lei non vi preoccupate che non lo dice a uno, lo dice a tutti e tutti sanno che la radio è lì. Quindi se volete avere Chiara Tenca, la
pena lunga. Se volete che Chiara Tenka sia il vostro ufficio stampa, perché quello poi è il suo lavoro, chiamatela adesso al 366-71-57-211 oppure mandatemi una mail all'indirizzo chiara.tenka@gmail.com. Resto a vostra disposizione. Chiara, facciamo una cosa, di quale calciatore parliamo la settimana prossima, dai? Cioè, devo dirlo essendo sotto ricatto da una persona. No. Puoi tranquillamente fare un giocatore della Juve se vuoi. Se vuoi essere riconfermato a settembre, farei quello dell'Inter. Però dai, sto scherzando, di chi parleremo la settimana prossima? Avete capito, va bene, dai, parliamo di Nicolino Berti. Va bene. Poi se vuoi puoi parlare anche, che ne so, di Ravanelli, nel senso, te l'ho detto uno a caso, che è della Juve. Come hai fatto a pescare Ravanelli, lo sai solo Ma tu, l'ho visto l'altra comunque... sera su Sky Sport 24, è solo una casualità. Ah, ecco, cioè, era per quello che ti è venuto in mente. Cioè, anche perché un calciatore che aveva i capelli bianchi a 20 anni e a 50 è uguale, cioè, non te lo rimane per forza in mente. Perché era già bianco e nero, capito? Aveva intonato. Va bene, Chiara, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao Chiara, ciao. Radio Nostalgia vi ha presentato Nostalgia D. Appuntamento tra 7 giorni.